E così siamo diventati quello che siamo. Un gruppo di cospiratori contro lo Stato. Siamo un gruppo di cospiratori. Nessuno sa cosa facciamo. Nessuno sa cosa pensiamo. Come sono sporche le porte. Tutto grigio e sporco. I davanzali sono pieni di polvere. Tu queste cose non le vedi, ma io ci divento pazza. Domani mattina, appena arriva Olga, prima cosa, lavare le porte e le finestre. La cucina, poi, proprio oggi, è un aspetto. Qui tutto disgusta anche me, ma solo l'idea di cambiare qualche cosa. Bisognerebbe tinteggiare le pareti. Le vedi, le crepe sul soffitto diventano sempre più larghe. La casa è diventata vecchia, anche le tende diventate grigie, tutto grigio e sporco. Da anni nessuno ci viene più a trovare, perché Rudolf vuole così. Ma che male ci sarebbe a ricevere ogni tanto una visita, no? Papà non tollerava il minimo cambiamento. E mamma si adeguava. Le donne si adeguano. È sempre stato così. Non lo ammettono, ma si adeguano. E si adeguano volentieri. Non la metterò neanche se me lo chiedesse lui oggi, no. No, non essere precipitosa. Aspetta prima di vedere come va la serata. All'inizio anch'io pensavo che fosse un capriccio, poi ho capito che faceva molto sul serio con questo anniversario. Non mi sono mai opposta, tu non potevi far altro che obbedire. Sono passati 30 anni e non possiamo più cambiare niente. La fabbrica è stata bocciata. Ci sono riuscito. Sarebbe stata insopportabile una fabbrica davanti alla finestra. Qui la natura è ancora incontaminata. Io adoro questa vista. Ma se non ci vedi quasi. E sapete che cosa ha detto il dottor Fromm poco prima di congedarsi, dopo che io avevo parlato con lui nei modi più educati? Lei non era vice comandante del lager. Vice, ha detto, accentuando il tono. Bel modo di esprimersi, linguaggio da giudice, da presidente del tribunale. È quello che ti meriti. Tipi come te gli avremmo dato il gas ai nostri tempi. Sì, tu e tutti quelli come te. Parli continuamente di feccia umana. E cosa credi di essere, tu? Perché tutto quest'odio? Ma chi mi dà il diritto? È un teatro. Non fa sul serio, non può fare sul serio. Io ammiro Clara. Lei recita la parte più difficile, noi siamo soltanto i suggeritori, ma lei tacendo. Tiene viva la commedia. Stai proprio bene nella tua uniforme. Peccato che devo aspettare sempre un anno per vedertela addosso. Non c'è niente che ti stia meglio, non trovi anche tu, Clara? L'industria ha sempre avuto un dominio totale. Io non ho niente contro l'industria. Ma no, ma certo che no, Rudolf. Ma prova a immaginare la costruzione di una fabbrica di veleni sotto le nostre finestre. No, no, no. Finché vivremo non ce ne andremo. Qui c'è la nostra vita. Qui hanno vissuto i nostri genitori, abbiamo vissuto noi da bambini, qui abbiamo vinto la nostra battaglia e qui vogliamo restare. Aspettando la fine. Rudolf, perché dici sempre delle cose orribili? Non c'è motivo, non ne hai ragione, dovresti essere l'uomo più felice del mondo. Eravamo appena tornati da una passeggiata nel bosco per raccogliere lamponi. Tu, Rudolf, eri così fiero di raccoglierne sempre il doppio di me. Clara invece se li mangiava tutti. Potrei tirarlo giù con un colpo. Devo tirarlo giù, vero? Dimmi, dimmi se devo tirarlo giù. Ma no, Rudolf. Naturalmente no. Sarebbe una follia fracassare il lampadario con un colpo. Tu bevi soltanto e non mangi niente. Se bevo solo una volta all'anno, sempre il 7 ottobre, nell'anniversario di Himmler, è logico che poi mi ubriaco, no? Ma in fondo non me ne importa un fico, un fico. La pensione ti farà bene, vedrai. Riprenderemo a suonare, tu il violino, io il pianoforte, Beethoven, Mozart, Chopin. Avrai il tempo per fare tutto quello che vuoi e la vita sarà più bella che mai. Ma forse non avrò più pace. Campa cavallo che l'erba cresce, Rudolf. Campa cavallo. La vecchiaia bisogna godersela e basta. Può darsi. Potrei farmi fuori se volessi! Tutti! Potrei farmi fuori! Sono fuori esercizio, ovviamente, ma se volessi! Adesso basta, Rudolf, ti prego! Tu non hai niente da vietarmi e neppure tu, nessuno! Vi do un'ultima chance!